Alessandro Fei, alla vigilia dell'esordio nei playoff 2014-2015 sarà la tua 20ª partecipazione. Quindi, cosa cambia? Vecchio, sono troppo vecchio, no? Sicuramente fa piacere, sicuramente è una bellissima cosa perché significa che comunque ho sempre giocato in squadre di alto livello e comunque ho dato il mio contributo, quindi sono felice e spero che magari ancora qualche anno possa salire ancora questo numero. Si parte con Latina, una sfida che tutti indicano come insidiosa, fondamentale Certo. partire bene sin da gara 1, no? Beh, fondamentale sicuramente. Latina è una squadra molto, molto valida che ti può mettere in grossa difficoltà. L'importante è partire bene, battere bene. Se dopo qua in casa riusciamo a vincere, sicuramente diventerà più semplice là, perché là è un campo molto, molto difficile, sarà sicuramente pieno, il palazzetto non è grandissimo, quindi ci sarà molta confusione e quindi potremmo eventualmente, vincendo gara qua, essere un pochino più tranquilli là. Dall'alto della tua esperienza conosci benissimo le altre formazioni che prenderanno il via a questi playoff scudetto, che playoff della Superlega Unipol Sai sarà. Penso che Modena e Trento siano quelle favorite. Bisognerà vedere la sfida tra Verona e Perugia, come chi se la caverà. Quella è una partita molto, molto interessante da vedere. Penso che Modena e Trento non abbiano grossi problemi. La E la Lube? Lube speriamo che non abbia grossi problemi, però tutto dipende da noi. Stiamo attraversando un periodo un po' particolare, nel senso che a volte abbiamo del bel gioco, a volte ci facciamo un po' troppo a confusione da soli. Quindi speriamo di trovare la giusta concentrazione, il giusto amalgama di gruppo per riuscire ad andare avanti su questi playoff. Di fronte a tanti tifosi. Di fronte a tanti tifosi, bene o male, siamo contenti, il palazzetto e i tifosi sono sicuramente uno spunto in più per riuscire a vincere qua in casa.